Simone Palombi, dicevamo domenica scorsa dopo la vittoria contro l'Avellino, 4 gol rispetto al tuo minutaggio, tanta roba, adesso diventano 6, insomma il concetto si amplifica ulteriormente. Sì, diventano 6 e con quello in Coppa Italia arriviamo a 7, quindi per ora mi godo questo momento, ma so che non devo mai mollare perché comunque ci sono altre 9 partite da giocare e il bottino potrebbe essere anche maggiore, quindi mi godo il momento, mi godo la giornata di oggi, ma da domani devo pensare subito a segnare al Benevento. Certo, con i se e con i ma non si fa la storia, neanche quella del calcio, però è lecito chiedersi, magari con un tuo utilizzo più costante, più frequente, più assiduo, chissà, forse sarebbe arrivato qualche risultato positivo in più per la Ternana. Ah, potrebbe essere sì, come potrebbe essere di no. Comunque ho sempre rispettato le scelte degli allenatori precedenti e rispetto anche le scelte di mister Liverani, quindi con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Sì, forse qualche minutaggio in più forse me lo sarei meritato, però comunque non mi lamento perché sono soddisfatto dello spazio che la Ternana mi sta dando, ma soprattutto dei gol che sono arrivati. Prima di parlare della tua doppietta mi voglio soffermare sul sacrificio che hai, sullo spirito di sacrificio che hai evidenziato nel finale. Giocavamo con una sorta di 5-4-1, tu ti abbassavi come quarto di destra a centrocampo con Avenatti a fare la lotta con i difensori centrali avversari, correvi e rincorrevi. Sì, c'era da portare a casa il risultato e in qualsiasi modo dovevamo portarlo a casa, quindi il mister mi ha chiesto di fare il quarto largo a destra perché comunque eravamo in vantaggio, era giusto che un po' ci coprivamo e è andata bene perché comunque anche l'esterno di fascia l'ho fatto, quindi non mi sono trovato male. Ecco, due gol molto belli e differenti tra di loro. Il primo con una inacrobazia sulla corta respinta del portiere su precedente conclusione di Petriccione. Il secondo su palla filtrante dello stesso Petriccione a superare il portiere in uscita. E il portiere in questione è Da Costa, non è certo il primo venuto. Sì, sono stati due gol che un po' rispecchiano il mio modo di giocare. Il primo gol è stato un gol di rapina, il secondo è stato un attacco alla profondità che con un'ottima palla di Petriccione. Infatti subito dopo l'ho ringraziato perché mi aveva detto che comunque mi faceva segnare e quindi ha rispettato la parola e è andata bene. Oh, a proposito di attaccare la profondità, sull'1-1 se non vado errato, quindi prima di vederti abbassato a fare l'esterno destro di centrocampo, sei andato ad aggredire la profondità sulla bandierina del corner dettando il passaggio lunga, se non andiamo errati, a Coppola, un movimento alla Ceravolo per noi che lo abbiamo visto in casacca rossoverde in questi anni, ed eravamo già dopo al 70esimo, anzi forse al 75esimo, quindi segno anche di un'ottima condizione atletica, immagino. Sì, avevamo preparato la partita così, comunque attaccare la profondità dietro le spalle dei difensori, era un momento in cui bisognava tenere palla, quindi Coppola mi ha dato la palla in profondità e ho cercato di tenerla il più possibile. È stata una partita gestita bene dalla squadra, con cattiveria, con voglia, e da questo dobbiamo partire per raggiungere altri risultati. Al fischio finale abbiamo detto la Ternana ha vinto con la quantità e con la qualità, con la sciabola e col fioretto, soffrendo quando era inevitabile farlo, perché poi va detto nel finale Aresti ha compiuto un paio di ottime parate, ma Aresti fa parte della squadra, provando a giocare quando ha potuto, provando sempre a ribaltare l'azione quando c'è riuscita. Se fosse finita 2-2 non avremmo gridato allo scandalo, tuttavia il successo ci pare legittimo. Sì, dal campo devo dire che appena hanno pareggiato loro non ci volevo credere perché comunque stavamo facendo una partita ottima. Forse il difetto che abbiamo avuto è stato quello di abbassarci troppo. È arrivato il gol loro e ho detto che questa partita se la perdevamo comunque non eravamo soddisfatti di ciò che avevamo mostrato in campo. Per fortuna l'abbiamo vinta grazie a Resti, oggi superlativo, secondo me voto 10 perché ha fatto 4-5 interventi da portiere di altra categoria e quindi faccio complimenti a lui ma anche a tutta la squadra. Insomma, Palombi crea, Resti conserva. Sì, oggi possiamo riassumere così. Tutti bravi comunque. Tutti bravi, la prestazione della squadra è stata da 10, anche se in qualcosa dobbiamo ancora migliorare, però faccio i complimenti a tutti, a partire dal primo all'ultimo, anche quelli che stavano in panchina e quelli che ci vedono da casa. L'ultima cosa, prima vittoria in trasferta, quindi rotto il ghiaccio, cancellato quello zero relativo alle vittorie esterne. Per la prima volta si vincono due partite consecutive, abbandonate l'ultimo posto anche in virtù delle sconfitte concomitanti in casa del Pisa, del Latina e del Trapani. Che cosa significa tutto questo per voi a livello psicologico alla vigilia di un'altra trasferta terribile come quella di martedì sera a Benevento?
Sì, abbiamo sfatato parecchi tabù con questa vittoria. In trasferta facciamo fatica a giocare, a creare soprattutto, perché non arriviamo mai o con poca frequenza nell'area avversaria. Oggi ci siamo arrivati anche in diverse occasioni, abbiamo fatto due gol, ma ne potevamo fare minimo altri 3-4. Quindi siamo contenti e torniamo a casa soddisfatti. Buon lavoro e soprattutto congratulazioni. Grazie a voi, arrivederci.